tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Finalmente ci trasferiamo nella casa nuova. Non sarà la casa definitiva dove vivrò anche poi, insomma, nei prossimi mesi. Sarà soltanto la casa per questo maggio. Dopodiché inizierà l'avventura per cercare quella definitiva, che ci saranno veramente delle cose emozionanti. Oggi sono stata a Myeongdong, ho fatto un po' di giri, quindi vi faccio vedere un po' quello che ho comprato. Anche se mi seguite su Instagram, su TikTok, vi ho già fatto vedere un po' di cose. Andate a seguirmi anche lì, ve lo dico sempre, perché ci sono dei contenuti diversi, faccio vedere cosa mangio, come passo magari le giornate in maniera un po' più veloce, insomma. Qui poi nei video riesco a parlarvi meglio, ovviamente. Comunque, prima cosa, da Daiso ho preso questa minchiata minchiatissima, perché adesso devo fare un DIY. Infatti sul mio zainetto io vado in giro così, con le mini photocard, insomma, tutte queste cose. Quindi vi faccio vedere qual era la mia idea. La famosa foto che ho salvato dall'incidente, eccola qua. Questi cosetti erano sempre di Daiso, solo che si è staccato. Qui ho detto adesso faccio una cosa. Vediamo se la mia idea era giusta o se la foto è troppo piccola. Allora dai, guardate che carini questi cosi che ho scritto Lucky Charm. E poi appunto gli stickerini, perché volevo fare un JK coniglietto e metterlo qui dentro. Ah, la foto mi sembra troppo piccola. Però, che io volevo mettergli tipo queste orecchiette. Eccolo. Tra l'altro oggi sono stata tutto il giorno con Cristina e Jenna, perché Ross, vi ho detto anche nello scorso video, è venuto Edoardo, che dovevano fare una cosa con Calvin Klein. Sì, lo so, purtroppo non potevo fingermi la sua assistente per andare con loro, quindi oggi appunto non ci siamo viste con la mia amica, mi manca molto. Poi adesso devo anche portare Ami fuori, perché l'ho portato stamattina prima di uscire, ma sono stata fuori tutto il giorno. Poi appunto domani mi devo spostare, però avendo 4 valigie, il problema è che o devo prendere tipo il taxi gigante, e non so quanto mi viene onestamente, perché dall'aeroporto qua a casa di Ross avevo pagato un sacco di soldi. Sinceramente non mi va, però non mi va neanche di fare 8.000 viaggi e usare la metro, perché dovrei cambiare troppe cose. Quindi devo capire, ci arriveremo senz'altro in qualche modo. Vabbè, non è male, è carino. Per la serie mettiamogliela una robina addosso. Poi vi faccio vedere cosa ho preso. La prima da Olive Young. Queste ragazze sono tipo la mia cosa preferita. Sono delle gelatine di konjac, dentro tipo una sorta di succhetto di pesca. Sono super soddisfacenti, non lo so. Poi ho preso queste che sono vitamine collagene, di questo brand che è molto famoso, e sono tipo, vedete, degli stick. Anche qui all'interno sembra tipo una consistenza gelatinosa e sa appunto di melograno. Ci sono 14 bustine, quindi questo ne dovete prendere uno al giorno, vi dura 2 settimanelle. Voglio provare, perché il collagene, ovviamente lo sapete, fa bene alla pelle. Questo inutilissimo, non mi serviva per niente, però ho detto why not. Cioè, c'è scritto Marvel ed è tipo rosa e rosso, che è una mia combo bellissima. Poi costava, cioè, 1000 won, dai, 70 centesimi sto cosetto, per favore. Poi sono stata appunto a Myeongdong, in questo negozio. Non so se ce n'è più di uno, effettivamente. Comunque, ho ripreso le mie maschere preferite, questa della Mediheal al 33. Poi i pad, questi qua calmanti di Habib, che sono strafamosi. E questo tonico di Beauty of Joseon, che è un marchio anche qui coreano famosissimo. Questo qui è il tonico. È più famoso l'altro, però a me serviva questo qui. L'altro è quello tipo marroncino. Mi serviva questo perché all'interno ha l'acido glicolico e quello salicidico, quindi voglio provare questo. Tony Moly invece, ho ripreso il mio mascara preferito finalmente, che ormai il mio si sta seccando, quasi finito. E poi mi sono fermata da Olens, che personalmente ha le lenti a contatto migliori, almeno per quanto riguarda il mio occhio. Poi lo sapete, io ho fatto l'operazione agli occhi, bla bla bla. Queste sono quelle che mi danno meno fastidio. Mi danno sempre fastidio, perché a me davano fastidio già prima di operarmi, figuratevi adesso che ho l'occhio ancora più sensibile. Però ho preso queste due mensili, che se non avevi la gradazione potevi fare il 2 per 1. Quindi ho preso queste, le ho pagate appunto come se fosse un paio solo. Ho preso le Mood Brown e le Mood Grey. Queste qua mi piacciono perché hanno solo il cerchietto, vedete, non vanno a colorare tipo tutto l'occhio. Vabbè, in omaggio il liquido per le lenti e il portalenti. Ora vado a portare giù il cane, mi strucco, per stasera ho dato, anche se mi dovrò mettere a montare un video, quindi ho dato insomma relativamente. Quindi niente, volevo farvi vedere queste cose, raccontarvi un po', e domani possiamo iniziare il nostro primo trasferimento. Buongiorno ragazzi, oggi moving day, direi che sì, siamo a buon punto. Stamattina mi sono svegliata presto perché Ross doveva uscire presto. Sto continuando a guardare What's Wrong with Secretary Kim, giusto nel mentre che stavo finendo insomma il mio latte. Nel mentre sto lavorando, sto montando i mini video e poi comincio a
sistemare un pochino le valigie, anche perché solo per portarle giù, visto che non c'è l'ascensore in questo palazzo, ci vorrà almeno un 20 minuti buoni. Piano piano ce la facciamo. Però ovviamente devo aspettare l'orario non di punta, che insomma non c'ho voglia di star bloccata. Detto ciò, stamattina comincio con questi integratori, quelli che ho fatto vedere ieri, insomma, per voi qualche minuto fa. Tra l'altro qui c'è l'etichetta della collezione di Jennifer Calvin Klein. Rossi mi ha regalato la tote bag. Detto ciò, sono fatte così. Vediamo una al giorno, poi vi aggiornerò. Vedete? Anzi, è un po' mara. Chiuso tutte le cose. Adesso primo passaggio, portare tutto al piano di sotto, quindi ci vorrà un po'. Sono arrivata a casa nuova, ce l'abbiamo fatta. Di dietro c'è Amarok. Adesso prima che apro tutto e inizio a fare le cose vi faccio un po' vedere. È molto piccola e soprattutto è interrata, cosa che io odio. Non c'era scritto nell'annuncio, però poi quando ho letto le recensioni c'era scritto. Allora qui c'è la porta d'ingresso. Adesso vi faccio vedere se apre così. Vedete lì c'è l'entrata solita e qui si scende. Ok, pasticcino per le scarpe. Amaruf. Poi purtroppo c'è, le case coreane sono quasi sempre molto sporche. Non hanno la cultura della pulizia come l'abbiamo noi, questo è poco ma sicuro. Comunque qua abbiamo il frigo, qua ci sono scritte tutte le cose, regole, blibli. Qua appunto c'è la parte cucinina con qualche elettrodomesticino. Ora poi faccio un check di quello che c'è e non c'è e vado subito al supermercato che dovrebbe essere qua vicino. Quindi insomma qua ci sono un po' di robine così. Poi qui c'è l'area tipo soggiornino, tra virgolette. Adesso ci ho messo un po' le valigie, insomma un po' disordine. Quindi c'è questo piccolo salottino con le sedioline. Ah, ci sono anche i contatti di emergenza, perché non si sa mai. Qui poi c'è la camera principale con il letto, la finestra che per fortuna si può aprire, però non dà su niente. Poi qui c'è una piccolarella dove appendere alcuni dei vestiti, alcune robine tipo gli asciugacapelli, bla bla bla, i secchi per la spazzatura, le regole per la spazzatura, carta igienica. E qui dentro c'è il bagno, cioè vedete, tipo ad esempio sono entrata adesso, lo specchio è già tutto sporco, diciamo che mi dovrò mettere a pulire. Qui appunto c'è il bagno, bagno classico proprio coreano in realtà, con la tenda della doccia qui proprio appena si entra, perché giustamente non si sa mai. C'è anche già il filtro della doccia, eccolo qui. Mi inquieta un po' questa, non ho idea di cosa siano, tipo saponi fatti in casa, non voglio saperlo. E quindi insomma questa è un po' la nostra situazione. Adesso mi ambiento un attimino, anche per capire dove sta questo supermercato. Vediamo un secondino, perché io mi ricordo che noi venivamo qui anche scorsa volta che siamo state, però fatemi legare i capelli perché sto morendo di caldo, qui a Gongdok, uscita 4, E-Mart. Stavo aspettando di venire qui a casetta mia poi da sola per iniziare a preparare tutte le mie ricettine, le mie cose, anche per mangiare un po' meglio, perché sì, ok, andare fuori, bla bla bla, però volete mettere, poi mi manca cucinare, mi manca tantissimo. Ok, sono tornata a casa, quindi vi racconto un po' quello che è successo nel mentre che non ci siamo sentiti, anche perché ormai sono le 8:21 e sono successe tante cose, vi posso dire. Se io non sono ancora implosa in me stessa, è veramente un miracolo, perché una giornata così provante non l'avevo da tanto tempo. Detto ciò, allora sono appena tornata dall'Imart perché dovevo assolutamente andare a prendere uno la cena, perché qui intorno non c'è niente, cioè in quanto convenience store, cibo, cose, nulla, cioè devo scendere giù e devo letteralmente andare giù, proprio salita, discesa, l'ho fatta 7 volte oggi, quindi direi basta. Cosa è successo? Allora, vabbè, mi sono vista poco le mie amiche, già gli stavo spiegando insomma un po' la situazione, mi hanno detto contatta quelli di Airbnb perché così non è possibile, giustamente, bla bla bla. Quindi abbiamo scritto appunto al centro assistenza, mi hanno risposto, mi hanno anche chiamata direttamente dall'Italia. Nel mentre stavo parlando comunque con la proprietaria di casa, mi ha detto guarda, ci deve essere stato qualche misunderstanding con mia madre perché lo gestiamo insieme questo posto e non ha pulito prima che tu arrivassi. Ottimo, grazie. Io oggi dormendo in piedi come i cavalli letteralmente, e quindi un po' una situazione così. Mi ha detto non ti preoccupare, ti faccio il full refund, stai in casa finché non ne trovi un'altra. Anche appunto l'assistenza di Airbnb mi ha detto facciamo
il full refund, in più ti diamo un coupon per il disturbo, insomma la cosa che è successa. Vi giuro, un incubo, mai successo, doveva capitarmi prima o poi ovviamente. Anche perché mi ha detto, riesco a farti venire qualcuno a pulire tutta casa, tipo proprio un servizio di pulizia di quelli seri, no? Però possono venire venerdì. Domani è giovedì, insomma non mi sembra il caso, quindi domani avrò una giornata super piena, che la mattina devo andare a sentire delle cose per lavoro con l'agenzia, insomma di qua eccetera eccetera. Poi pomeriggio verso le 4 mi devo appunto vedere con questa ragazza che fa l'agente immobiliare, devo andare fino a Gamna e vedere se c'è qualche casa in cui mi posso stabilire definitivamente, iniziare così tutto il nostro processo senza rigirare e stare ancora a trottolare in giro per Seoul, che è bellissimo per carità, però anche meno un po' stancante, ecco, un po' provante. Finché non troverò una casa, adesso devo stare un po' così. Rosalba per carità mi ha detto, quando vuoi torna, non c'è problema, però non mi va prima di darle fastidio, non che io gli abbia dato fastidio, però sapete quando sei a casa di qualcun altro ti senti un po' così, no? Non puoi disfare le valigie, insomma non mi resta che l'attesa. Appunto quelli di Airbnb gli ho detto, domani vado a sentire per la casa, se poi ho novità qualcosa vi faccio sapere, oppure poi loro mi aiutano a trovare un'altra sistemazione. In tutto ciò vi faccio vedere cosa ho preso all'Imart, perché no, visto che l'unica gioia che ci resta forse il cibo, forse. Ho preso letteralmente del pollo fritto, questo qua, da mangiare con il radish, questo a cubetti bianco, che è buonissimo. Poi come crocchette per rami ho preso queste qui al salmone e poi ci sono un po' di verdure. Anche una cosa tipo derivante dal kimchi, non ho capito, l'ho tradotto insomma un po'. Mi ispiravo perché si chiama Amio, quindi mi sono sentita un po' in questo mondo parallelo di corsivo italiano, ho detto ok, mi ispiri. La cosa strana è che ci sono tutte confezioni così piccoline, non le pagate neanche tanto in realtà queste crocchette. Sembra che Ami le mangi adesso, ma ovviamente le mangia perché poi quando le cambiate e sente quella cosa nuova le mangia per forza. Il latte per domani mattina, anche se in teoria devo andare a fare colazione a Hongdae, però io non riesco a uscire se non bevo qualcosina. Poi ho preso questa insalata con il pollo, i peperoni e un po' di crackerini così. Queste barrettine, sempre per colazione, ma veloce perché appunto non potevo prendere troppa roba. Questo se devo mangiare a pranzo, è una delle mie combo preferite. Poi cioccolata fondente, surimi, che adoro. Queste patatine viola, ve le ricordate? Queste qua, buonissime. E poi ho preso questa, fatemela mettere subito al frigo, che è la peach soda low calorie, perché sennò queste sono super zuccherate. In tutto ho speso tipo 30 euro 29 euro, quindi adesso tenterò di lavarmi, lavorerò un pochino, poi ecco la cosa positiva, almeno che qua ho il wifi e noi ci sentiremo domani per capire questa questione casa. Seguitemi in questa avventura, in questo horror movie solo per voi. Buongiorno ragazzi, oggi è il giorno successivo. Mi sono svegliata adesso, sono circa le 10, ma la mia faccia è stralunata perché sono andata a dormire tipo alle 5, tempo che ho finito di montare il video e di fare le cose, più che altro di scegliere di dormire. Quindi mi sono dovuta organizzare in questo modo, vi faccio vedere. Cioè mi sembra anche assurdo dover fare una cosa del genere. Infatti mi fa male tutto il braccio perché ero tutta incriccata. Comunque praticamente ho preso la mia giacca, quella lunga tipo pinguino insomma, e l'ho messa così perché ha il cappuccio, almeno ho messo la testa qua dentro, cioè mi sono tipo avvolta. Il problema è che faceva freschetta a un certo punto, quindi mi sono dovuta alzare, prendere un maglione, tutte cose che ci tocca fare. Speriamo che oggi riusciamo a trovare qualcosa, o comunque anche solo cambiare Airbnb per avere tempo poi settimana prossima di andare con Will, che ovviamente lui essendo coreano potrà di certo aiutarmi di più. Ho cercato un po' su Airbnb per vedere come cambiare, cosa fare. Ovviamente capirete da voi che cercarlo per il giorno successivo, primo, è molto più costoso, secondo, ci sono pochissime opzioni, soprattutto con il cane. Aspetterò di parlare con l'agenzia immobiliare e poi prenderò una decisione se mai muoverò stasera. Oggi vado a firmare il contratto per la casa. Sono molto contenta, non vedo l'ora poi di parlarvene bene. Vivere un po' in stallo è particolarmente stressante. Questi non sono brufoli normali, sono tutte cose da stress. Adesso sono le 12:34 e devo stare a casa nuova per le 4. Non posso neanche truccarmi in realtà perché ho scordato i trucchi a casa di Ross. Devo assolutamente passarli a prendere. Sto pranzando così poi dopo esco, mi sono fatta il mio riso,
con il kimchi. Nel mentre l'agente immobiliare, vi giuro, è una persona squisita, squisita. Se non avessi incontrato lei, non lo so, panico, paura. E di certo non avrei potuto fare da sola con magari un agente immobiliare coreano che però non sapesse parlare inglese come lei. Se dovesse servirvi, scrivetemi magari su Instagram, così vi passo il suo contatto se anche voi dovete cercare una casa, eccetera. Perché ovviamente il contratto io non mi fido a firmarlo da sola, giustamente, non si sa mai. Quindi ho scritto Will, perché lui adesso non è in Corea al momento e questo è il problema. Gli ho detto: guarda, dopo vado a firmare, poi ti manderò la foto o qualcosa, così controlli. Io, insomma, senza di quello non firmo niente, senza il tuo benestare. Quindi ora mi ha scritto appunto la ragazza, mi ha detto che l'ha chiamato, gli ha detto tutti i dettagli, quindi ok. Sì, hai detto che... Ok, sto montando questo video, mi sono effettivamente resa conto che è un po' confusionario. Pensavo di aver registrato le clip in maniera differente, vedete quando è tutto sfasato, proprio tutto sfasato. Mi sono resa conto di non avervi neanche fatto vedere quali sono i problemi dell'Airbnb dove sono adesso, che tra l'altro lascerò domani. Quindi ora piccolo recap, ed è anche il motivo per cui, vi ripeto, quando prendete un Airbnb in Corea state sempre attenti, leggete sempre tante recensioni. A parte la questione pulizia, che vi ripeto, qua in Corea è un po' così, non ci stanno molto attenti, insomma, come potete notare. Queste sono cose che io non ho proprio toccato, cioè guardate, vedete polvere. Per non parlare di questa finestra, che se io la apro è messa in questa condizione. Poi chi mi conosce lo sa, io sono una malata del pulito, quindi tutta questa situazione, cioè vi giuro, non l'avrei sopportata se non avessi dovuto farlo. Anche qui, insomma, per terra tutte macchie, cose. Ripeto, il fatto peggiore è ovviamente il letto. Infatti tutta questa cosa non è stata cambiata, ci sono, vedete, tipo dei peli, dei capelli che non sono miei, perché io, insomma, qui dentro non mi ci sono neanche messa, quindi figurate. Questo è un power bank di non so chi, che sotto era completamente tipo sporco, c'era tutto un liquido, infatti ho dovuto un po' pulire, come dire. Vabbè, il bagno, insomma, ve l'ho fatto vedere. I magici saponi qua, che non ho proprio usato aprirli, questi cosi. Infatti sto appoggiando tipo tutto un po' così dove ho pulito. Comunque non vi preoccupate, perché nei prossimi video saremo meglio. Vi farò vedere ovviamente la ricerca per la casa. Poi, insomma, arriveranno tutti gli altri video. Quindi spero li seguirete con piacere. Fatemi sapere nei commenti. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!